Il corso sarà di 2 giorni. Nel primo giorno si affronta la parte descrittiva di un business plan, cioè cosa devi mettere per iscritto. Nel secondo giorno si parla di numeri. Non è che tratto male le persone, tu lo sai. Io vengo, giro tra le file e gli chiedo: tu che progetto hai? Tu che progetto hai? Tu che progetto hai? E poi da lì si costruisce. Cioè si costruisce poi la parte teorica, che invece è molto bene codificata. Quindi sì, diciamo che la prima giornata è la parte descrittiva, in questo hai ragione. Ma sarà fatta in modo un pochettino diverso dalle cose classiche con la matitina, eh? Quindi sarà una roba. Nella seconda parte di questa giornata io farò vedere come la parte descrittiva si fa bene, quindi farò vedere dei casi svolti e quindi spiegherò come la parte descrittiva, facendo parlare l'interlocutore, si costruisce. Nella seconda giornata ci sarà la parte numerica, per la quale io darò un modello molto semplice, ma nello stesso tempo molto potente, perché consente all'imprenditore di arrivare fino alla definizione, diciamo, fondamentale dei dati che servono per poi andare nell'ultima parte da uno specialista che magari gli fa i flussi di cassa e le parti patrimoniali. Ma lui, l'imprenditore, deve aver sviluppato tutto il progetto, che vuol dire qualche decina di pagine. Quindi tu, imprenditore, alla fine avrai una struttura che ti consente di fare parecchie decine di pagine di progetto, più un'altra struttura che ti consente di fare parecchie decine di pagine di numeri. Ok? Quindi tu arrivi già in banca o arrivi da uno specialista con un livello di definizione molto alto. E poi cosa c'è a questo punto? A questo punto c'è che io invito le persone a portarsi un computer portatile, perché io darò a disposizione un modello e faccio fare lì gli esercizi. Cioè io voglio che alla fine del secondo giorno, se ci saranno 120 persone, bene, quelle 120 persone devono aver sviluppato 120 progetti. E io li voglio vedere ad uno mentre crescono. Cioè alla fine dei 2 giorni noi dobbiamo avere 120 business plan pronti, coi numeri che quadrano. Perfetto, grazie.